penso io. Ciao Filippo, che ricambio. Partito sperare in terra. Ce l'ha portata immediatamente, ce l'aveva nella gola. Ha tagliato la lenza e quindi il giorno dopo l'abbiamo operata. 4 cm al lato, sul lato destro del collo. Sì, questo era, adesso ve lo spiegherò. Ah, c'era una bottega. Vi faccio notare questa. Questa è la soglia della porta, che era una sorta di porta spadevole. Guarda, ci stavano anche lì sopra. Quindi immaginate che c'erano le banche. Questo è il cosiddetto attico. Ok, questa stanza perché ci restituisce l'unico motivo. Non si sa, purtroppo non è come la vedete. Sto attenti, ho sentito vari semicircolare. Battezzare in tutta Sidonia una sorella, è stato il vescovo di Ares, così come era stato per le sue due sorelle. Per il tema abbiamo qua presenti a Zemba, vicino ad Ares, chiave, posse, messa, subito dopo il 1400. E poi la sua. Venivano con delle palline bianche e nere che venivano poste nelle fessure e poi davano la discusse e votavano. Allora, questa di oggi è piccola. Io che è l'uomo, tutto il posto, questa è la Bibbia. Ecco, lui ha trovato che in questa immagine c'è anche la donna. Io non l'ho mai visto. Quindi io creo l'uomo, questa cosa è papai, perché mi casa su vivere e la donna è tua sua. Si pensò di costruire là dove io cercavo a mandare è pure vecchio. Popoli che abbandonano la terra sono destinati alla... poi a loro muovere.
signori di vederlo, ecco, toccare un pochettino così, ecco. Perché al di là di alcuni due elementi, allora innanzitutto lo leggiamo, nel 1874, quando gli atti di stato civile presentano un format prestampato, no? Ufficiale dello stato civile del comune di Alese, comparso Granci Franceschino, di anni 30, commesso gerente, domiciliato in Alese, il quale ha dichiarato che alle ore antimeridiane 11 del 22 del corrente mese, nella casa posta in via Cattedrale, che sarebbe questo corso che noi abbiamo fatto, al numero 23, da Marcia Speppina, casalinga, sua moglie, se con lui convivente, è nato un bambino di sesso maschile che egli mi presenta, a cui do il nome di Antonio Francesco. 37 al numero 2, parte seconda, S.A. del S.A. sarebbe del comune di Stato, quindi non ci abbiamo anche l'atto di morte. La cosa interessante è che l'atto di matrimonio viene registrato ad Ales appena 70 anni dopo. Sì, perché vedete, Granci Antonio ha contratto matrimonio in Mosca il 23 settembre 1923 con Schucht Julia Apollovna, atto matrimonio numero 907, parte seconda, serie C7, anno 1994 del Comune di Roma, quindi viene prima registrato al Comune di Roma e poi trascritto qua a margine, ad Alese nel 1995, quindi la registrazione del matrimonio è un po' tardiva, un po' lenta, diciamo, 70 anni dopo, però la ragione c'è. La ragione c'è perché è un matrimonio contratto all'estero, per cui la trascrizione in Italia, che è prevista dalla legge, è prevista dal comune di residenza, ma se il comune di residenza non esiste più, in questo caso era già morto, la competenza cade al comune di Roma, cioè lui. Comune di Roma ha l'incombenza di temperare attività svolta da mio nonno in qualche misura pionieristica in un contesto dedito all'apicoltura, apparso più volte a Linea Verde, quindi rispetto, casiddu, che significa recipiente genericamente, melario. Favo da Landblatt, no? Quindi questo era, aveva colto, come possiamo dire, nella sua elaborazione. Io credo, guardando soprattutto i vecchi cataloghi di mio nonno. Che l'impero romano era basato soprattutto sulle legioni. Militari, quindi qui ho rappresentato le varie. Quindi c'avevano il tridente, il nuovo che per l'avversario, e una sarcina che da chilometri 30-40 al giorno. La razione vive per un certo periodo. Sono tutti pieni di territorio, nomadismi senza eccessiva movimentazione. Questo è come se diciamo così, io prendo la carne così. Adesso sì, è caro qui, a me è ancora l'atteggiamento più intelligente che possa. Comincia Bracciai, che fa parte del comune di Villa Verde. Villa Verde è un piccolo paese di circa 350 abitanti, fa parte dei comuni della Tamarilla, Ossidiane, Lipariti e Perliti, e la vegetazione è prevalentemente e lentischi e in Sardegna l'acqua spesso e volentieri manca. Io qua la servono per ripristinare. Se li utilizzassero non sarebbe qui.
sicuramente sì. È un po' sì, come un tram, c'è sempre di ceramica. Si utilizzava ancora il baratto. Così piano, scusa. Vai. Un ringraziamento veramente solenne per questi ragazzi che si sono sacrificati per noi. Deus in duvagiri! Si dice così grazie in sardo, eh. Non esiste il grazie.